Oggi siamo qui al Liceo Augusto dove abbiamo portato una bellissima notizia. Finalmente come città metropolitana siamo riusciti a stanziare oltre 350.000 euro per iniziare i lavori di ristrutturazione di tutta quanta la biblioteca di questo liceo. Parliamo di una biblioteca storica che da tantissimi anni è chiusa anche a tutto quanto il territorio. I lavori dovrebbero iniziare a fine anno e concludersi entro l'inizio del prossimo anno scolastico. 2 anni fa, prima delle elezioni, eravamo al Liceo Augusto, chiamati dalla rete degli studenti medi, dagli studenti dell'Augusto, che ci segnalavano la problematica della biblioteca. Un liceo classico, uno degli istituti più importanti del 7° municipio, senza biblioteca da tanti anni, una biblioteca che era anche un infopoint aperto al territorio. Avevamo preso un impegno e oggi, grazie a Città Metropolitana e al consigliere delegato Parrucci, possiamo annunciare che verrà mantenuto questo impegno e quindi a breve partono i lavori per ridare finalmente una biblioteca al Liceo Augusto e al territorio. La scuola è al centro della nostra iniziativa politica, è uno degli argomenti principali della nostra iniziativa politica. Oggi qui all'Augusto abbiamo dimostrato, l'amministrazione capitolina, il delegato Parrucci, il presidente, io, siamo qui per ristituire al territorio una biblioteca dell'Istituto Augusto. Questo ci rende felici, contenti e fieri della nostra azione politica. Tutto questo logicamente reso possibile all'impegno in prima persona del nostro sindaco Roberto Gualtieri, dove come priorità sin dal nostro insediamento è stata messa la sicurezza dei ragazzi e il loro diritto allo studio.